Apriamo il nostro telegiornale come consuetudine con l'ampia pagina dedicata alla cronaca. Avrebbe contribuito a rafforzare Cosa Nostra, pur non facendone parte, fino a quando il suo principale punto di riferimento, il mafioso di Racalmuto, Ignazio Gagliardo, non entrò nel programma di protezione dei pentiti di mafia. Per i giudici della prima sezione penale, l'imprenditore Calogero Romano, 59 anni, di Racalmuto, è colpevole. 6 anni e 6 mesi di reclusione, questa è la pena inflitta per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il collegio presieduto da Giuseppe Melisenda Giambertoni, con all'atere Michele Contini e Agata Anna Genna, lo ha però assolto per le condotte successive al 27 marzo del 2006, giorno in cui Ignazio Gagliardo, braccio destro del capomafia Maurizio Digati e per tanti anni dipendente dell'azienda di Romano, firmò il suo contratto con lo Stato. Assoluzione anche per le singole accuse di false fatturazioni che scaturivano dal presunto tentativo di nascondere il pizzo. Romano dovrà pure risarcire la provincia regionale di Agrigento, oggi libero consorzio comunale, e la regione siciliana che si erano costituiti parte civile. Nei confronti della ex provincia, assistita dall'avvocato Daniela Posante, dovrà pure pagare una provvisionale di 10.000 euro. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia, Teresa Maligno, aveva chiesto la condanna a 9 anni. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sciacca, Roberta Nodari, ha assolto con formula piena il saccense Matteo Lucchese Palli dell'accusa di truffa ai danni dell'INPS perché il fatto non sussiste. L'imputato, difeso dall'avvocato Maurizio Gaudio, era accusato di aver simulato la propria condizione di cieco assoluto, in realtà inesistente, essendo lo stesso affetto da una patologia della vista tale da rientrare nella categoria dei ciechi parziali e inducendo in errore il personale dell'INPS che gli riconosceva una pensione di inabilità cui non aveva diritto e un'indennità di accompagnamento di importo superiore all'indennità speciale cui avrebbe avuto diritto. Lucchese Palli fu posto agli arresti domiciliari nel luglio del 2013 a seguito di una indagine dei carabinieri che avevano proceduto a operazioni di osservazioni e controllo anche con video che riprendevano l'uomo mentre a piedi si recava da solo al lavoro. Venne scarcerato dal GIP Miceli dopo pochi giorni. Nel corso del processo, che si è celebrato con rito abbreviato e iniziato nel novembre del 2014, sono stati sentiti consulenti tecnici sia di accusa quanto di difesa e un perito nominato dal giudice che avevano sottoposto Lucchese Palli a visita. L'uomo è risultato affetto da patologia grave che limita fortemente il suo campo visivo, risultando quindi in possesso di tutti i requisiti per usufruire dell'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi totali. Molta paura, ma per fortuna nessun ferito a seguito dello sviamento del convoglio ferroviario partito da Palermo alle 14.43. È diretto ad Agrigento. Non si tratta, è bene precisarlo, di un vero e proprio deragliamento, in quanto seppur abbia sbandato, il treno è rimasto lungo la linea ferroviaria e non si è capovolto. Il minuetto 3934 tra le stazioni di Rocca Palumba Alia e Lercara Bassa al 73° chilometro circa è uscito dai binari fermandosi poi senza procurare danni a passeggeri che trasportava. Ignota le cause dell'accaduto, così come non è ancora dato sapere se la linea verrà ripristinata nell'immediato. Tutto sta nel fatto che si possa con facilità o meno liberare i binari per ristabilire la tratta. È un romeno di 16 anni l'autore dei numerosi furti commessi a Canicattì in danno di abitazioni, esercizi commerciali, istituti scolastici e denti. A risalire a lui sono stati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza della nostra città che dopo una mirata attività di intelligence lo hanno arrestato nella serata di ieri. Sentiamo al riguardo il vicequestore Valerio Saitta, dirigente del commissariato della nostra città. Dottore Saitta, nonostante l'organico ridotto, l'attività del commissariato di pubblica sicurezza della nostra città è presente, tant'è che siete arrivati a scoprire l'autore almeno di 20 furti commessi. Sì, almeno di 20 furti, che sono quelli in cui questo ragazzo che è stato arrestato ieri su delega della magistratura, della procura dei minori di Palermo, sono quelli sui quali noi siamo assolutamente certi. Ci saranno un'altra ventina che sono
stati segnalati a cuore dei carabinieri e dei quali ovviamente io non posso dirvi nulla. Noi abbiamo fatto dei riscontri molto precisi su questo ladro seriale che dal 2014 al 2015 ha perlomeno commesso una ventina di furti e danneggiamenti. Si tratta di un ragazzo minorenne, il quale era stato arrestato nell'agosto del 2015 perché era stato trovato all'interno di un ufficio, era stato arrestato, era stato condotto in una comunità per minori a Menfi. In quel periodo non avevamo riscontrato nessun furto. Dopodiché è stato spostato in una comunità molto più vicina a Canicattì e da quel momento si è allontanato e sono ricominciati i furti seriali. Come siete riusciti a riserire la sua identità, dottore Said? Ma l'identità per ora è molto importante, intanto la sicurezza anche delle stesse persone, gli impianti di videosorveglianza ci hanno dato una grande mano. Questo ragazzo da noi è chiaramente molto conosciuto, quindi una volta visto lo riusciamo a riconoscere con molta facilità. La cosa grave è che tutto il materiale che noi abbiamo ritrovato rubato in questi ultimi giorni viene diviso all'interno della stessa comunità romena. Dicevo che senza voler colpevolizzare la comunità romena, è ovvio che debbono starci un po' più attenti, perché noi il 98% del materiale che è stato rubato lo abbiamo trovato all'interno di abitazioni abitate da cittadini rumeni. Quello che maggiormente salta agli occhi è il fatto che alcuni di questi furti non sono stati denunciati, è una cosa alquanto grave, né da privati né da enti o istituzioni. Alcuni ritengono che sia assolutamente inutile denunciare il furto perché non riusciamo a beccare nessuno, e invece non è così, perché noi abbiamo delle difficoltà a trovare i proprietari del materiale che è stato rinvenuto appunto perché mancano le denunce del furto, e ci riusciamo a risalire con vari scontrini, con un lavoro che è molto più pesante di quello che potrebbe essere. Noi abbiamo riscontrato in molti casi delle abitazioni in cui non sapevamo chi ci abitasse. Chiaramente il cittadino che non denuncia la locazione all'Agenzia delle Entrate, mentre prima doveva denunciarla soltanto a noi, ci mette in gravi difficoltà, e noi non sappiamo all'interno chi ci abiti, perché ci può abitare una persona per bene, ma ci possono anche abitare anche ladri, prostitute, delinquenti vari. E dopo le formalità di legge, il cittadino dell'est europeo è stato associato al carcere minorile Malaspina di Palermo, dove si trova recluso. E intanto si registra un ennesimo furto in una casa di campagna. Questa volta ad essere svaligiata dai ladri è stata un'abitazione incontrata a Sant'Anna, alla periferia di Canicattì. I malviventi hanno fatto visita nella casa di proprietà di un pensionato e, dopo aver forzato la finestra, sono penetrati all'interno dell'immobile. La refurtiva riguarda oggetti per l'agricoltura e generi alimentari. E un altro furto si è registrato in un'abitazione di via Callicratide ad Agrigento. Ignoti ladri sono penetrati all'interno di un'abitazione di un'impiegata dell'ex provincia regionale di Agrigento, oggi libero consorzio comunale, riuscendo a portare via oggetti preziosi in oro e gioielli per un valore stimato in 70.000 euro. I malfattori hanno approfittato dell'assenza della donna, che in quel momento era al lavoro. A fare la scoperta è stata l'impiegata, una volta tornata a casa dal lavoro. La stessa ha lanciato l'allarme e sul posto si sono recati i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini. Un duro colpo al patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro e dalla famiglia mafiosa di Castelvetrano è stato inferto dai carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Trapani, che hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Trapani di un ulteriore immobile per un valore complessivo di circa 1.200.000 euro. Ad essere stato confiscato un immobile di 49 vani adibito
scritto ad ufficio in via Mazzini, nei pressi del centro storico di Castelvetrano, riconducibile a Vito Signorello, arrestato dai carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Trapani nel dicembre del 2011 e condannato successivamente per associazione mafiosa. Il provvedimento completa un percorso investigativo che, dopo aver portato all'arresto di esponenti di spicco dell'organizzazione criminale, aveva allo stesso tempo individuato un ingente patrimonio accumulato dal sodalizio, comprendente aziende olearie, attività commerciali, abitazioni, terreni, ma soprattutto numerosi rapporti bancari. L'attività si era conclusa nell'ottobre del 2013 con il sequestro di beni per un valore di 38 milioni di euro nell'ambito dell'operazione Campus Belli. E il GUP di Palermo Walter Turturici ha rinviato a giudizio 4 delle 11 persone coinvolte nella operazione antimafia Hermes del 3 agosto del 2015, fissando la prima udienza del processo che si terrà davanti al Tribunale di Marsala il prossimo 22 aprile. I 4 rinviati a giudizio sono Sergio Giglio, 46 anni, allevatore di Salemi, Ugo Di Leonardo, di 74, ex geometra del comune di Santa Ninfa, Giovanni Mattarella, 50 anni, commerciante, uomo della famiglia mafiosa di Mazzara, e Leonardo Agueci, 28 anni, ragioniere di Gibellina. Dei 4 solo Giglio è ancora in carcere, mentre Di Leonardo è ai domiciliari. L'accusa è quella di aver fatto parte della rete di favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, con il compito di smistare i pizzini con i quali il boss latitante comunica con gli altri mafiosi. Coinvolti nella stessa indagine hanno invece chiesto di essere processati con rito abbreviato. Sono Vito Gondola, 78 anni, allevatore, ritenuto reggente del mandamento di Mazzara del Vallo, Michele Gucciardi, di 62, imprenditore agricolo, ritenuto capo della famiglia di Salemi, Giovanni Domenico Scimonelli, 48 anni, uomo d'onore di Partanna, Pietro e Vincenzo Giambalvo, della famiglia mafiosa di Santa Ninfa, rispettivamente di 77 e 38 anni, Giovanni Loretta, 43 anni, di Mazzara del Vallo, Michele Terranova, di 46, di Salemi, allevatore. A coordinare le indagini di polizia e carabinieri del ROS sono stati i pubblici ministeri della DIDIA, Carlo Marzella e Paolo Guido. Ennesima tragedia dell'immigrazione, un barcone con a bordo almeno 40 stranieri si è spiaggiato sulla costa di Torre Salsa, a Siculiana, finora recuperati 2 cadaveri. Ancora cronaca, la squadra mobile di Caltanissetta ha denunciato un 22enne nisseno con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, in compagnia di altri 4 complici, è stato sorpreso su una BMW rubata lo scorso 13 febbraio a Canicattì mentre tentava di fuggire dopo aver compiuto un furto di telefonini in un negozio di Caltanissetta. La polizia adesso è alla ricerca degli altri 3 complici. L'avevamo annunciato insieme alla CGIL, rivendica Gaetano Bonvissuto, segretario generale della funzione lavoratori CGIL Agrigento, già l'indomani dell'avvio dell'operazione. Oggi abbiamo dato ai nostri legali, l'avvocato Maria Carmela Infurna, di proporre la costituzione come parte civile nel processo a carico degli imputati e la maxi inchiesta alla carica delle 104, che ha fatto luce su un vasto giro di false invalidità civili ottenute corrompendo, secondo l'accusa, i medici e con la complicità di funzionari pubblici. Lo abbiamo fatto in piena coerenza con la nostra storia e i nostri valori. I lavoratori onesti e con essi il sindacato che li tutela e rappresenta sono parte lesa da parte di chi ha fatto strame di diritti e ha abusato di una conquista che serve a tutelare reali condizioni di disagio. Ci auguriamo che a carico di chi si è reso colpevole di tutto ciò ci siano pene esemplari. Per parte nostra continueremo a batterci affinché i diritti siano riconosciuti a chi ha legittimo titolo, a rivendicarne l'esigibilità e per una scuola dove non vi sia più spazio per i cosiddetti furbi. Nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, supportata da personale del reparto prevenzione e crimine di Palermo, giuste direttive del questore di Caltanissetta Bruno Megale, gli agenti del Commissariato gelese hanno tratto in arresto 3 pregiudicati. Si tratta di Giovanni Alessio Balbi, 25 anni, di Niscemi, in ottemperanza di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Gela, in quanto ritenuto responsabile di rapina in concorso, dovendo scontare una pena di 1 anno, 4 mesi e 21 giorni di reclusione. Il Balbi, sottoposto ai domiciliari, è già destinatario dell'avviso orale del questore di Caltanissetta e della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, annovera numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Ed ancora l'altro arrestato, Francesco Greco, 35 anni, di Gela, in ottemperanza dell'ordine di esecuzione, in quanto deve scontare una pena detentiva agli arresti domiciliari
emesso il 18 febbraio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Gela, ufficio esecuzioni penali, in quanto deve scontare 4 mesi di reclusione. Il terzo e ultimo arrestato invece è Salvatore Raniolo, 25 anni di Gela, in ottemperanza alla revoca del decreto di sospensione di ordine esecuzione per la carcerazione e ripristino dell'ordine stesso emesso il 18 febbraio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Gela, in quanto deve scontare 1 anno, 7 mesi ed 1 giorno di reclusione per cumulo pena per evasione e danneggiamento, 3 condanne per spaccio di sostanze stupefacenti e guida senza patente. Cambiamo per un attimo argomento. Anche i Lions di Canicattì hanno aderito ieri sera all'iniziativa Mi illumino di meno, la più grande campagna di sensibilizzazione per quanto attiene la razionalizzazione dei consumi energetici. Le interviste. Senti, come mai avete aderito a questa iniziativa Mi illumino di meno? È già da 10 anni che partecipiamo a questa iniziativa. Il Lions Club è sensibile alle esigenze della comunità locale ma anche nazionale e quest'anno abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di spegnere un monumento significativo. Il sindaco ci ha messo a disposizione il monumento realizzato in memoria dei giudici Saetta e Livatino proprio perché quest'anno è stata inaugurata l'illuminazione di questo monumento. È l'anno del risparmio energetico, non solo a livello familiare casalingo ma anche di mobilità, ecco perché il Lions si presta a sensibilizzare i giovani, le famiglie, tutta la comunità. Noi lo facciamo non solo a livello locale ma anche a livello nazionale. Questo luogo è un luogo simbolico per Canicattì, quindi un gesto simbolico lo spegnimento del monumento per far capire alle persone che è importante utilizzare in maniera razionale l'energia elettrica, la luce, per un rispetto per l'ambiente, nel luogo dove vengono ricordati i personaggi più importanti di Canicattì, simbolo della legalità, che sono morti per la legalità. Ovviamente anche per un risparmio economico, più che per rispetto per l'ambiente. Diciamo che si può. Quello che vogliamo far capire è che si può, a parità di servizio, si può riuscire a utilizzare più razionalmente l'energia elettrica. L'iniziativa si estende anche alla mobilità e quindi in molti altri comuni d'Italia stanno facendo delle iniziative di giornate in bicicletta oppure l'utilizzo di mezzi elettrici o con mobilità comunque sostenibile. È una bella iniziativa, in Sicilia stanno partecipando 52 comuni sollecitati da tutti i club della Sicilia e in Italia sono tantissime iniziative, scuole che partecipano, comuni, anche enti privati che spengono una luce simbolicamente per far capire che si può risparmiare. Rimaniamo in argomento perché su iniziativa del Lions Club di Ribera sono state spente per mezz'ora le luci della centrale piazza Giovanni XXIII per la 12ª giornata internazionale del risparmio energetico con Mi illumino di meno, campagna radiofonica di sensibilizzazione alla razionalizzazione dei consumi energetici ideata da Caterpillar, storico programma in onda su Radio 2 Rai. La foto si riferisce appunto all'evento di ieri. A Ribera, come in tutta Italia, è stato dato un contributo alla cultura del risparmio energetico. Alla luce della disastrosa conseguenza che i cambiamenti climatici stanno portando all'intero pianeta, ha affermato il presidente del Lions Club di Ribera, l'architetto Giuseppe Mazzotta, ben piccola cosa potrà sembrare lo spegnere le luci di una piazza per mezz'ora, ma non è così. L'evento è stato ripetuto contemporaneamente in centinaia di piazze italiane e in migliaia di luoghi privati. È il messaggio culturale che deve insinuarsi. Torniamo per un attimo alla cronaca. Non ha spacciato all'interno del bar di Via Venezia a Gela, ha finito al centro dei controlli. Così è arrivata la soluzione per un minore coinvolto nel Blitz Focus. Il suo ruolo emerse durante l'attività di indagine. Il bar nel quale lavorava saltuariamente sarebbe stato frequentato da diversi clienti in cerca soprattutto di cocaina. La difesa però rappresentata in aula dall'avvocato Davide Limoncello, facendo leva anche sul contenuto di alcune intercettazioni, è riuscita a dimostrare come l'episodio contestato al giovanissimo
massimo fosse assolutamente slegato da qualsiasi attività di spaccio. Il cliente arrivato all'interno del bar trovò la cocaina, circa un grammo, nel bagno del locale, senza che il giovane finito a processo gliel'avesse venduta. Inoltre è arrivata la prescrizione anche per altri due episodi che avrebbero riguardato il presunto pusher, questa volta però all'interno di un appartamento dove molti acquirenti di droga si recavano per portare via quanto chiesto. Assolti dopo che il pubblico ministero aveva chiesto la condanna ad 8 mesi di reclusione ciascuno. Si è chiuso in questo modo il giudizio avviato ai danni di 2 giovanissimi minorenni all'epoca dei fatti. Vennero trovati nei pressi del Palazzo di Giustizia con 2 bidoncini colmi di gasolio. Il sospetto era che volessero danneggiare la struttura. Così dopo le accuse sono finiti davanti ai giudici del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta. I loro difensori di fiducia, gli avvocati Davide Limoncello e Mariella Giordano, però sono riusciti a dimostrare la totale estraneità ai fatti degli assistiti. Gli imputati vennero sorpresi insieme ad altri 2 coetanei, già conosciuti alle forze dell'ordine, come autori di danneggiamenti. Per questa ragione scattò il procedimento. I legali di difesa però hanno più volte sottolineato in aula che quel gasolio non era affatto destinato ad un eventuale attentato di fuoco. Una linea accolta dal giudice che ha pronunciato sentenza d'assoluzione. I giovanissimi vennero sorpresi da un funzionario di polizia giudiziaria, mentre in città si celebravano i festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Se è vero che il Sud fa parte dell'agenda di governo, allora si finanzino subito gli strumenti di politiche attive del lavoro, autoimpiego, lavoro autonomo, contratti di sviluppo, sgravi totali per le nuove assunzioni. Si avvia una forte campagna di investimenti in opere pubbliche funzionali allo sviluppo del territorio. Lo scrive in una nota il deputato del Partito Democratico Franco Ribaudo a seguito della discussione dell'interpellanza sul mancato finanziamento di Invitalia. La Giunta regionale di governo, su proposta dell'assessore all'istruzione Bruno Marziano, ha approvato lo schema di un nuovo bando che servirà a finanziare interventi di edilizia scolastica destinati alla realizzazione di nuovi edifici, alla messa in sicurezza e adeguamento antisismico, opere per il miglioramento degli istituti, volto al contrasto alla dispersione scolastica. Una delle novità di questo bando è l'estrema rapidità di attuazione. Le fasi preparatorie si chiuderanno infatti entro il 31 marzo prossimo. Ho presentato 2 emendamenti soppressivi a norme inserite nel testo della finanziaria. Con il primo chiedo di cancellare la possibilità di edificare in zone di verde agricolo nelle aree limitrofe ad infrastrutture, aeroporti e autostrade. Bisogna dire no al continuo sfruttamento del territorio, specie quello destinato a verde agricolo, che tanti danni ha determinato sotto il profilo urbanistico, naturalistico e paesaggistico. Lo dice Filippo Panarello, deputato regionale del PD. Con il secondo emendamento, prosegue Panarello, chiedo di sopprimere la riproposizione della cosiddetta sanatoria dei sottotetti. Non si possono continuare a presentare sanatorie e condoni che sono in netto contrasto con le norme di buon utilizzo degli spazi urbani e con la strategia del PD e del centro-sinistra. Laboratori forestali, quali prospettive? Questo è il tema di un convegno sul quale si è incentrato ieri sera, un convegno tenutosi al centro polivalente di Sommatino alla presenza dell'assessore regionale alla famiglia Gianluca Micichè. Assessore, la domanda sorge spontanea. Qual è il futuro dei laboratori forestali? Personalmente penso che i forestali in Sicilia siano una risorsa per la Sicilia e per le comunità in cui essi risiedono. Io appartengo a questa corrente di pensiero e sto lavorando per valorizzare, per quelle che sono le competenze del Dipartimento Lavoro, questo importante pezzo della Sicilia. Per la prima volta nella storia le graduatorie vengono sbloccate nei primi giorni del mese di febbraio, quando gli altri anni si facevano a maggio o a giugno. In particolare con la norma che in questo momento è in finanziaria, che volevano bloccare il famoso turnover, per quest'anno, per il 2016, ciò non avviene, e quindi abbiamo dato la possibilità a circa 600 lavoratori di avanzare nel turnover e siamo in attesa della riforma. L'incontro di oggi è una testimonianza dell'ascolto che sto dando a questi lavoratori, presente anche il direttore dell'ufficio provinciale per il lavoro, per agevolare il più possibile questa categoria nelle loro procedure burocratiche, nelle interlocuzioni che hanno con la regione, per evitare sempre che si parte in ritardo e che le pratiche non siano mai pronte. È il segnale che le relatorie sono state pubblicate l'altro giorno, nello stesso giorno, contemporaneamente in tutta la Sicilia, e l'attenzione che vogliamo dare a questi lavoratori che, ripeto, per la Sicilia sono un valore aggiunto e una risorsa e non un peso, come qualche collega vuole rappresentare.
in Sicilia e per alla stampa nazionale. Quindi c'è particolare attenzione verso questa categoria? Ma io penso che un bacino di 24.000 lavoratori, dietro i quali ci sono le famiglie dei 24.000 lavoratori, soltanto uno scellerato potrebbe pensare che siano da buttare a mare. Assolutamente, sono una risorsa, come io penso, per la Sicilia. I soldi che diamo a loro non sono sprecati, perché sono tutte risorse spese nei nostri territori, perché parliamo di lavoratori che guadagnano poche migliaia di euro all'anno, che tutto hanno fuorché il pensiero di andarla a spendere fuori dalla Sicilia. Quindi comunque sono risorse che rimangono in Sicilia, nell'economia locale. Oltre il grande valore che, se riorganizzato, se giustamente funzionalizzati, possono dare al nostro patrimonio boschivo siciliano. Sì, l'amministrazione comunale, già dal nostro insediamento che ci siamo occupati proprio di questa categoria, che è una categoria di lavoratori laboriosi, devo dire anche con grande sacrificio, ma molto spesso sono incabbiati da una burocrazia che non li aiuta per nulla. Ecco perché noi ogni anno ci riproponiamo sempre a scrivere molte lettere agli organi deputati a risolvere i loro problemi, ma spesso, qualvolta, tante volte anzi, non riescono a superarli questi impasse. Oggi li abbiamo voluti raccogliere così, in maniera molto tranquilla e serena, ad inizio di anno, in modo tale che ad inizio di anno possiamo già dire alla Regione: guardate che noi ci siamo e vogliamo essere a fianco dei lavoratori, che sono dei lavoratori che si guadagnano veramente con grande sudore il pezzo di pane che deriva da questa attività, che non è un'attività molto facile. Io la nuova legge, la legge 5 fatta nel 2014, ha unificato le graduatorie, facendo la graduatoria unica forestale, la distrettuale, e quindi le prospettive sono quelle che da sempre sono sempre, le giornate lavorative vengono sempre garantite. Quest'anno addirittura abbiamo iniziato con la pubblicazione della graduatoria addirittura 2 o 3 mesi prima rispetto agli altri anni. Non credo che non ci siano variazioni rispetto alle annualità precedenti, se non soltanto un numero un po' inferiore dovuto a persone che per pensionamento per morte naturale o d'altro hanno direttamente vengono sostituiti con i lavoratori esattantottisti, cioè delle giornate inferiori. Quindi il numero dei lavoratori diminuisce naturalmente, perché c'è un blocco per quanto riguarda le graduatorie già dal 96, e quindi diminuisce naturalmente, ma per chi è nei contingenti credo che non ci siano difficoltà nelle giornate lavorative. C'è stata una prima fase, il primo anno, in cui c'è stato un po' di confusione dovuta al fatto che la graduatoria distrettuale era unica e quindi unificava contingenti e montagna, ma superando l'impatto del primo anno non credo che ci dovrebbero essere problemi, almeno per le giornate lavorative che hanno assicurato i lavoratori. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento per l'istituzione dell'albo comunale per il conferimento degli incarichi legali ad avvocati esterni, che stabilisce l'aggiornamento dello stesso entro il 31 marzo di ogni anno, i professionisti interessati possono produrre istanza di iscrizione in carta semplice entro inoltre il 18 marzo prossimo, indicando nella domanda le proprie generalità, sede dello studio professionale, recapiti telefonici e allegando i curriculum vitae con le eventuali specializzazioni e abilitazioni a difesa avanti la magistratura superiore di Cassazionisti, nonché le dichiarazioni di cui l'articolo 6 dei punti che vanno alla lettera A, alla lettera F del regolamento per l'istituzione dell'albo approvato dal Consiglio Comunale di Caltanissetta il 26 maggio del 2011. La crisi finanziaria in cui versa il Comune di Porto Empedocle, che ha messo in ginocchio i dipendenti comunali che non percepiscono lo stipendio da circa 4 mesi, e questo a causa di una cattiva amministrazione degli anni passati, il cui operato sta portando il Comune empedoclino verso il dissesto finanziario. Il Movimento Fare si schiera al fianco dei lavoratori ed è per questo che domani dalle 9.30 alle 12.30 sarà presente con un gazebo all'altipiano Lanterna in via Catania a Porto Empedocle, in segno di solidarietà e sostegno ai dipendenti comunali, insieme ai lavoratori cittadini che vorranno appoggiare l'iniziativa. Chiediamo che venga restituita immediatamente dignità ai dipendenti del Comune di Porto Empedocle e alle loro famiglie. Fare chiarezza dove sono i soldi, quindi vi aspetta domani dalle 9.30 alle 12.30 via Catania, altipiano Lanterna, Porto Empedocle. Invalidità civile, legge 104-92, aspetti medico-legali. Si è discusso di questo ieri presso l'auditorium della Chiesa Beata Maria Vergine di Fatima a Ravanusa, nel corso di un convegno organizzato dalla FIDAPA, sezione di Ravanusa e Campobello di Licata. Presidente, perché come FIDAPA avete scelto questo tema che caratterizza il convegno? Perché parlare di legge 104? Allora, della
perché intanto è una legge che riguarda i portatori di handicap, che riguarda le famiglie, ma è anche un problema sociale. E la FIDAP, sensibile com'è a tutto quanto riguarda il sociale, il politico, l'economico, è voluto essere presente anche in tale attività. Dirò di più, tale conferenza l'hanno organizzato le socie fidapine. Diverse di loro sono medici e sono socie della FIDAPA da qualche anno. Qualcuno ha rivestito anche la carica di presidente, adesso past presidente, qualche altro è il referente della commissione per la legalità, qualche altra è referente anche della medicina di base, quindi io penso che ci troviamo perfettamente in tema. Non solo, dirò di più, ma il tema di quest'anno della FIDAP, di questo biennio, è appunto i talenti delle donne, una risorsa per il mondo economico, sociale e civile, e quindi penso che insomma ci troviamo a posto come tutte le altre volte. Vorrei ancora aggiungere che questa è la quarta delle attività dall'inizio del nuovo anno sociale che le fidapine della sezione di Ravanusa Campobello organizzano tutto a nostre spese intendo non solo dal punto di vista pecuniario, ma dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista diciamo anche della pubblicizzazione e così via. Dottoressa Marsala, rispetto all'inchiesta partita da Agrigento con la carica del 104 ad oggi, è cambiato qualcosa in termini di legalità? Sicuramente, io penso che si cerca sempre di garantire il massimo della trasparenza, sia nell'ambito degli uffici, delle procedure, che anche nell'operato di tutti i componenti delle commissioni. Io penso che loro siano sempre attenti, che magari se si è sollevato qualche questione su qualche caso sporadico, però non possa rappresentare quello che è l'operato delle commissioni, che io ritengo sia sempre trasparente e che operano nel giusto. Quali sono gli aspetti medico-legali che ruotano attorno alla legge 104, dottor Argento? Allora, per la legge 104 la differenza rispetto all'invalidità civile, la differenza sostanziale è che si cerca di reintegrare l'ammalato nella vita relazionale, nella vita lavorativa. Questa è la grande differenza e quindi c'è una differenza anche della valutazione, perché mentre nell'invalidità civile abbiamo delle tabelle per legge che stabiliscono un punteggio ben preciso, nella legge 104 invece c'è più che altro un parere che la commissione è preposta a giudicare se la persona handicappata ha diritto o no a usufruire di quelli che sono poi i benefici della 104. La cosa importante è l'aspetto sociale che viene un pochettino tralasciato. Cioè in pratica la commissione, come vedremo poi, è integrata da un operatore sociale, dall'assistente sociale, perché ci sono casi e casi, ci sono delle persone che sono sole, quindi non hanno nessuno che gli bada e quindi c'è bisogno di una persona specifica che vada a vedere e anche a constatare a casa delle persone se effettivamente hanno o non hanno bisogno di un'assistenza. E questa è la cosa importante. Quindi non è solo il fatto di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, perché la invalidità, le manomazioni si devono essere associate anche una disabilità che impone un recupero, almeno si cerca di recuperare. E lo Stato viene incontro a queste persone con dei benefici che sono i tre giorni al mese di permesso retribuito o l'estensione 2 ore prima dal lavoro e tante altre agevolazioni fiscali e di altra natura.
Monastero di Santo Spirito, da oggi fino al prossimo 30 marzo sarà esposto il capolavoro scultoreo Il Salvator Mundi, ultima opera del grande architetto scultore Gian Lorenzo Bernini, eseguita nel 1680 quando l'artista aveva ormai 80 anni, da lui lasciata in testamento all'amica e committente, la regina Cristina di Svezia. Il Salvator Mundi è conservato a Roma nella Basilica di San Sebastiano fuori le mura e rappresenta un manifesto del trionfo barocco. L'iniziativa di esposizione ad Agrigento della scultura nel Monastero di Santo Spirito è frutto del lavoro della Soprintendenza ai beni culturali, della Prefettura e della Curia Arcivescovile di Agrigento, in collaborazione con il Comune di Agrigento e l'attenta supervisione della Direzione Centrale del Fondo Edifici di Culto del Ministero. È andata in onda ieri su Canale 5 la puntata dei Pequeños Gigantes, il nuovo talent show di prima serata condotto da Belén Rodríguez. Protagonisti sono stati i bambini che mostrano le loro capacità e si esibiscono suddivisi in 5 squadre capitanate da Stefano De Martino, Rudy Zerbi, Cledi Cadio, Attilio Funtale e Maurizio Zamboni. In giuria invece Claudio Amendola, Megan Montaner e Francesco Aarea. Ospiti di questa prima puntata, Gerry Scotti, che ha giocato in studio con i bimbi e con il rapper Fedez. In palio per la vittoria di squadra, una borsa di studio per l'intero percorso scolastico, compresa l'università. E all'interno della serata un ruolo da protagonista lo ha avuto Giada Albanese di Caricatie, che state vedendo nella foto, che ha entusiasmato il pubblico interpretando il brano Caruso di Lucio Dalla. La nostra piccola artista caricatinese ha mostrato una potentissima voce a discapito della sua età, ed i voti della giuria sono stati con grande merito 9,5, 9,5 e 9,5. Giada, inserita nella squadra dei piccoli guerrieri capitanata da Rudy Zerbi, proviene dalla scuola Circuiti Sonori, diretta magistralmente da un altro nostro concittadino, Armando Cacciato, il quale non ha esitato a complimentarsi con Giada sulla pagina social del programma. Lunedì prossimo, 22 febbraio alle 20, cerimonia di inaugurazione alla nuova sede dell'Università Telematica, Accademia delle Professioni e della Formazione, sita in Corso Umberto a Canicattì. All'evento saranno presenti Giuseppe Arnone, il critico d'arte, Vittorio Sgarbi. È noto che in età scolare gli alunni accusano problemi alla postura, ecco dunque spiegato il motivo per il quale alla media Gangitano di Canicattì gli alunni vengono costantemente monitorati. Stamattina, ad esempio, sono stati sottoposti a visita da parte dei fisioterapisti. Dottore Lu, quali sono i problemi strutturali del corpo che si manifestano in un bambino sin dalla prima età? I problemi sono indubbiamente legati alla postura. L'approccio, il bambino una volta forse effettuava una maggiore attività motoria, ma dal momento in cui iniziano con la scuola l'attività motoria viene notevolmente ridotta, per cui incominciano quelli che sono i problemi di natura posturale. Nient'altro. Soprattutto cosa incide maggiormente magari sulla colonna vertebrale e l'eccessivo peso dei libri didattici e di quant'altro quando si va a scuola che si pongono all'interno dello zaino? No, non credo che sia proprio questa la causa, anche perché non è che i libri vengano portati per tanto tempo. Sono numerose le teorie che cercano di giustificare quali siano le cause di tutti questi problemi di natura posturale. Numerose le teorie, valide o meno valide. La mia opinione è che la causa scatenante, ed è una teoria molto valida, è considerata valida, è che la causa sia da attribuire al fatto che già ai bambini sin da piccoli viene utilizzato le scarpe, cioè un uso precoce delle scarpe, cosa che non avveniva anticamente. Per cui già sin dall'inizio iniziano quegli atteggiamenti viziati posturali che con l'inizio dell'età scolare diventano poi dei problemi evidenti, un atteggiamento che negli anni può diventare una vera e propria scoliosi. Quindi anche la scarsa ridotta attività motoria, i bambini che si dedicano sia allo studio, magari con i vizi che hanno in questi ultimi anni, questi giochi da tavolo, per cui fanno una ridottissima attività motoria, con le conseguenze del caso. Rientra in qualche progetto questa attività di sinergia tra la scuola Gangitano e il dottor Alù? Diciamo che rientra soprattutto negli obiettivi e nelle finalità della nostra istituzione.
mens sana in corpore sano, qualcuno lo ha affermato prima di noi e noi teniamo particolarmente a questo, alla salute dei nostri alunni e a un controllo che venga effettuato periodicamente e perché no, la nostra scuola offre questo ulteriore servizio di screening assieme a tutte le altre attività che gratuitamente noi amiamo donare ai nostri alunni e alla nostra utenza. Soprattutto perché la Gangitano, se la mente non mi tradisce, è l'unica scuola che dispone di un laboratorio per realizzare questo tipo di attività, di questo tipo di interventi. La Gangitano è l'unica scuola ad avere un'infermeria, è la stanza del secondo piano in cui noi ci troviamo, un'infermeria destinata ad accogliere interventi di questo tipo, attività di questo tipo e perché no, ragazzi che colti da qualche improvviso malore hanno bisogno di un momento di tranquillità, così come anche i docenti. Prosegue la sagra del mandorlo in fiore che ha preso il via lo scorso 11 febbraio e che continuerà fino al prossimo 13 marzo. Domani dalle 10 la festa dei carretti siciliani. Decine di carretti provenienti da tutta la Sicilia invaderanno le strade di Agrigento per rivitalizzare le antiche tradizioni siciliane. I cocchieri che indosseranno i tradizionali costumi siciliani guideranno la sfilata dei carretti in legno costruiti e dipinti a mano da valenti maestri siciliani. Verranno trainati da maestosi cavalli parati a festa con scintillanti e colorati addobbi. Dalle 14 sarà possibile ammirare i carretti che rimarranno in esposizione fino alle 18. Alle 16 in scena i gruppi folcloristici siciliani che si esibiranno al Palamandolo in un travolgente spettacolo folcloristico tradizionale. Oggi e domani, inoltre, presso il Palafood di Piazza Vittorio Emanuele, dalle 19 alle 23, sarà possibile degustare le migliori espressioni dello street food siciliano. Il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha approvato con 20 voti favorevoli su 25 presenti l'istituzione di una commissione consiliare d'indagine provvisoria per verificare se nelle procedure riguardanti il rinnovo e la proroga della gara d'appalto del servizio di refezione scolastica vi sono state delle irregolarità. La commissione, che ha 60 giorni di tempo per chiudere l'indagine, è formata dai consiglieri comunali Alessandro Mai, la Presidente, Lorenzo La Rocca, Vicepresidente, mentre i componenti sono uno per ogni gruppo consiliare. Ed è stato convocato per giovedì prossimo 25 febbraio alle 18 il Consiglio Comunale di Licata con all'ordine del giorno 20 punti da trattare. Tra questi spiccano la modifica proposta di deliberazione Consiglio Comunale 137 del 22 dicembre 2015 avente ad oggetto costituzione commissione speciale di indagine conoscitiva per problematica relativa al funzionamento del depuratore comunale, criteri generali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nomina di due componenti della commissione per la toponomastica e le iscrizioni commemorative, diversi riconoscimenti di debiti fuori bilancio, determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, aggiornamento 2016, regolarizzazione provvisoria d'uscita della complessiva somma di 5.575,79 euro alla tesoreria comunale a seguito dell'atto di pignoramenti presso terzi. Segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano Fiamma Tricolore, Attilio Carelli, ha fatto tappa stamane a Canicattì dove ha incontrato iscritti e simpatizzanti del partito. Lo abbiamo avvicinato. Signor Segretario, il motivo della sua visita oggi a Canicattì? Sono qui su invito del Partito Siciliano, del Presidente del Comitato Centrale, del Vice Segretario Camalleri e di altri esponenti del nostro movimento qui in Sicilia e con molto piacere sto visitando nuovamente quest'isola che è così nel cuore dell'Italia e che parte così importante della nostra nazione, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista delle problematiche gravissime che in questo momento si stanno evidenziando e che sono al centro anche della nostra attenzione, sia per la sua plurimillenaria storia e per il retaggio culturale che ha dato alla nostra civiltà. Ho avuto occasione, proprio come primo passaggio, di visitare il Museo di Gela, che è un museo estremamente bello ed estremamente ricco, e tra l'altro lì ho potuto incontrare alcune figure che ero addirittura nei libri di storia di quando noi ci formavamo alla cultura e alla conoscenza classica. Quindi questa Sicilia è nel nostro cuore, la Sicilia è il punto di partenza, forse, e quasi anche senza forse, della civiltà nel nostro penisola. La Sicilia è sicuramente un punto focale della nostra attenzione e della realtà mediterranea. Mi tolgo una curiosità, segretario, ma questa fiamma continua a ardere ancora oppure si è affievolita? Fiamma arde nei cuori di tutti coloro che hanno bisogno di un orientamento, che hanno bisogno di una scelta, che hanno bisogno di una continuità nella tradizione ma con lo sguardo volto al futuro. La fiamma è
un programma, ma la fiamma è anche, anche i suoi uomini che la rappresentano in tutta Italia, in tutti i luoghi e che sanno far vedere ai nostri connazionali, tutti con grande dignità, far vedere che cosa può significare la buona politica, cioè la politica fatta al servizio dello Stato e al servizio della nazione e non la politica al servizio di interessi personali o di gruppo. Segretario, cosa è necessario per far avvicinare soprattutto i giovani alla politica, visto che molti si sono allontanati? Molte cose, naturalmente non tutte le conosciamo, se no avremmo già sicuramente raggiunto un'enorme quantità di giovani. Oggi ne abbiamo già molti, oggi giovani che sicuramente sono fra i migliori di questa generazione, già marciano con noi, già si battono sulle piazze, nelle fabbriche, nelle università, nelle scuole. Ovunque sia necessaria una voce che al giovanile dica e porti avanti e ripeta i nostri concetti fondanti, che ripeta quali sono le linee da seguire, che indichi alla nostra gente quanto va fatto e quanto si deve esigere per la nostra dignità e per la nostra sovranità. Un partito è il vostro che si espande e si ingrossa sempre di più? Un partito che cresce, a volte con qualche difficoltà, a volte con qualche ostacolo, ma sono proprio gli ostacoli che incitano a essere superati e quindi incitano a una maggiore volontà operativa di battaglia. Cerimonia di apertura delle buste della commissione giudicatrice incaricata di valutare i carri allegorici, i gruppi mascherati, gli inni, allegorie e i copioni, costumi, coreografie e creatività che hanno caratterizzato la recente edizione del Carnevale di Sciacca. È stata fissata per lunedì 22 febbraio alle 18 in Sala Blasco. Lo rende noto il sindaco della cittadina termale Fabrizio Di Paolo e l'assessore allo spettacolo Salvatore Monte. Saranno presenti l'amministrazione comunale, il presidente del consiglio comunale Calogero Buono, il dirigente del settore turismo Nando Rapisardi, il capo settore turismo del comune Giovanna Maniscalco e il coordinatore della giuria Alfredo Bonocore. Riunione alquanto partecipata, quella tenuta ieri sera dal gruppo dell'UDC di Canicattì alla presenza del deputato regionale Gaetano Cani. Abbiamo parlato con il capogruppo al Consiglio Comunale della nostra città, Antonio Tiranno. Che riunione è stata quella di ieri sera del gruppo politico dell'UDC alla presenza del suo leader locale, l'onorevole Gaetano Cani? Ma diciamo che c'è stato un incontro in particolare tra coloro che andranno a comporre la lista per le prossime elezioni amministrative qui in questa città. È stata molto partecipata, al di là di ogni più rosea aspettativa, in particolare molti giovani, anche soggetti meno giovani con una certa esperienza. Ma a proposito di amministrative, come vi ponete poi nel contesto di questa elezione? Soprattutto avete un candidato proprio, cercate alleanze? Siamo aperti indubbiamente a qualsiasi alleanza per il bene della nostra città, perché questa volta si punta sicuramente a vincere e a dare alla nostra città, al nostro comune martoriato, che eredita 10 anni di cattiva amministrazione, un'amministrazione adatta, con un consiglio comunale fatto di gente competente, non come quest'ultimo consiglio comunale, che i risultati li vediamo tutti, e soprattutto un sindaco capace. Al momento non abbiamo nessun accordo, nonostante ci sono molte voci in giro, molta gente che dice il contrario. Però, come dicevo prima, siamo aperti a qualunque alleanza che possa far sì che si crei una coalizione vincente. È possibile un'alleanza con Nuovo Centrodestra e PD? Ma sicuramente questa alleanza già esiste al governo, esiste al governo regionale, non vedo perché non possa essere possibile in città, però al momento tutti sanno che siamo, diciamo, in approccio. Oggi pomeriggio a partire dalle 17 sino a tardanotte un fitto programma di talk, inaugurazioni, installazioni diffuse per la città, esibizioni, cibo, musica e allegria riempiranno le strade di Favara. Guy Massot di Art dans l'espace public dell'Académie Royale des Beaux-Arts di Bruxelles presenterà non solo la divisione dell'Accademia nata nel 1999 dalla necessità di integrare e sviluppare un tema relativo ai nuovi media e ai linguaggi contemporanei al fine di metterli in relazione e in contatto con lo spazio pubblico, ma anche la residenza per artisti di 11 creativi provenienti da Belgio, Francia, Cile, Argentina, Brasile, Corea, Stati Uniti e Marocco e 4 docenti che soggiorneranno per 10 giorni a Favara, ospiti di Farm Cultural Park. Notizia di sport, oggi nell'area antistante la libreria giunti al
punto al primo piano del centro commerciale Città dei Tempi di Agrigento. Avrà luogo l'evento Playbook, un incontro con il coach della Fortitudo Moncada Agrigento Franco Ciani, il giornalista Silvio Schembri. Ciani e Schembri accompagneranno i partecipanti in un bellissimo viaggio tra letteratura e sport, attraverso anche alcuni titoli scelti direttamente dal coach, al fine di condividere il senso, il piacere e il valore della lettura anche nella ricerca di stimoli preziosi nella vita sia personale quanto professionale. L'evento inizierà alle 18 e saranno presenti la squadra e lo staff della Fortitudo Moncada Agrigento. Siamo in chiusura, una comunicazione di carattere sociale. A Canicattì la farmacia che garantirà il turno d'apertura per la giornata di oggi, sabato 20 febbraio, e fino a domani mattina, domenica 21 alle 8.30, è quella di Nicoletti, della dottoressa Simona Angela, sita in Viale della Vittoria, con recapito telefonico 0922 85 12 61. Per quanto riguarda invece domani, domenica 21 febbraio, e fino a lunedì mattina 22 alle 8.30, a garantire il turno d'apertura sarà la farmacia di Pantano Saetta, sita in via Rosario Livatino, con recapito telefonico 0922 85 10 84. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per la cortese attenzione, doveroso ringraziamento anche per aver preferito l'informazione di Teleradio Canicattì. Appuntamento ai prossimi telegiornali, buon proseguimento con i nostri programmi e soprattutto vi auguro un sereno e tranquillo weekend. We'll be right back.